Cari deodoranti del water al sapore di alito di concorrenti di Man vs Food, mi sono arrivate centinaia e centinaia di richieste di reaction all'inno dell'Inter di Giuseppe Povia. Se c'è una cosa che dovreste aver capito in tutti questi anni di imprecazioni eclettiche e tastiere rotte col mio cranio, è che io lo sport non lo sopporto. Nel senso, ovviamente non c'è niente di male se a voi piace, che c***o ne frega, ma io non c'entro niente con tutto questo mondo, quindi i casi sono due. O non avete capito che io lo sport siamo agli antipodi, o me la inviate, perché questo è un brano di merda. Che bello essere me. Allora, Giuseppe Povia, quando i bambini fanno ha scritto una canzone sull'Inter e a detta del popolo dell'internet si tratta di una catastrofe incomparabile, Belin addirittura. Vediamo, ma sono certo che sia un'esagerazione. Leggiamo la descrizione del video. Ecco vero nero azzurro. La canteranno sempre allo stadio ogni volta che intoneranno il ponte ritornello senza rendersene conto. Qualche mese fa mio papà mi ha detto, dai che se vinciamo lo scudetto scrivi una bella canzone. Avrei voluto che la sentisse, ma confido che gli angeli facciano in modo che accada. Beh dai, una bella dedica questa. Però, da esterni, prendiamo atto della bella iniziativa, la mettiamo da parte e adesso cerchiamo di concentrarci sulla canzone di per sé e capiamo se è veramente questa disgrazia totale che tutti dipingono. Via! Ha un hashtag con scritto Povia? Carriera da trapper Intensifies. Vabbè, andiamo avanti. Il sogno nero azzurro si avvera nel cuore nero azzurro che spera, che canta col cuore, che gioca col cuore, che vive la vita da campione. Nel cuore nero azzurro che spera, che canta col cuore, che gioca col cuore. Il mio cuore è vostro. Tutto lo stadio, tutto lo stadio. Ah, ecco cos'è che significava nella descrizione la canteranno sempre allo stadio senza rendersene conto. Nel senso che già sono parole che allo stadio si usano e quindi lui vuole sostanzialmente appropriarsene il copyright. Mossa degna della Apple. Arriviamo ora al ritornello, la parte più importante della canzone, e sentiamo come ha sintetizzato il concetto del brano. Inter, 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 Inter. John Lennon disse riguardo alla canzone Rock Your Baby di George McRae: avrei voluto scriverla io. John Lennon, sto provando la stessa cosa io in questo momento. Questa è la versione villaggio turistico di un inno di una squadra di calcio. Mi sembra di sentire gli animatori che fanno saltare i bambini più piccoli alla baby dance. Olè! Mentre i papà sono al bar a ubriacarsi rimorchiando le ucraine, ma andiamo avanti. Nero azzurra sei, non ti lascio mai, vinci per noi. Sono tutte frasi che dicono allo stadio che sono state assemblate per creare il testo della canzone. Parole di Povia stesso. Vinci per noi, nero azzurra sei, non ti lascio mai. Oppure che ne so, tutto lo stadio, Inter, Inter, Inter. Oh. Chi non ha cantato e non canta queste canzoni allo stadio, quindi chi dice che le parole fanno schifo, che non gli piace la melodia, sta dicendo praticamente che non ha mai cantato quei cori allo stadio. Io capisco l'intento di voler rimanere fedeli al materiale originale. Però, come dire, non è che se voglio scrivere una canzone per bambini infarcisco il testo di nghe, nghe, perché così è fedele pedissequamente all'originale. E se non ti prende non è perché non sei mai stato bambino. Anche perché sentire le sole frasi non ti lascio mai, vinci per noi, cioè sentite così, sembrano appartenere più alla sigla di un cartone animato. Vinci per noi, il più grande degli eroi. Inter, non ti lascio mai. Però vabbè, io non sono un tifoso, quindi sicuramente è un problema mio che non capisco una m***a. La canzone prosegue con un'altra strofa. E quante storie mi hai fatto fare solo per vederti giocare, ma è sempre un onore e uno stupore. Fino ad arrivare nuovamente al ponte. Tutto lo c'è un particolare che mi lascia perplesso. Fuori la voce! Siamo pronti? Fuori la voce! Ora, è normale dire queste cose di fronte ad un pubblico, ma è un brano in studio. E incitare la folla in un brano in studio è quantomeno strano. Cioè, sarebbe come dire... Scream for me, Milano! Ah, già. Siamo in studio.
Ho capito che sarebbe dovuta essere riprodotta allo stadio questa canzone, ma sentirla così su YouTube invece che aiutarmi ad immedesimarmi mi fa immaginare tutt'altro. Indovina cosa? Una baby dance, come dicevo prima. Siamo pronti? E che c***o? E ripeto, sarà il problema mio perché io non sono un tifoso e non capisco una di questo ambiente, va bene, lo accetto. Eppure questa analogia bambinesca, diciamo, non è solo un'idea mia. Nel video dove Povia risponde alle critiche, in descrizione c'è proprio scritto: quando ho finito una canzone, il primo test lo faccio mentre i bambini di 2, 3, 4, 5 anni stanno giocando senza che se ne accorgano. Se muovono la testa e le mani divertiti, non è scontato, la canzone è potente, è vero, nero azzurro, lo è. Non lo so, sarà che se fossi un tifoso, non credo che sarebbe motivo di esaltazione se l'inno della mia squadra fosse associabile ad una baby dance. Però, proprio perché tifoso non lo sono, chiedo aiuto a tutti quanti voi nei commenti. Di qualsiasi squadra, ovviamente, che voi siate, non fate i troll. Questa roba da tifosi vi rappresenta? Vi piace? Sono curioso. Però vabbè, ok, la reaction goliardica, ci divertiamo, faccio il cretino come al mio solito. Seriamente, confermo quello che stavo dicendo, cioè personalmente il brano non mi sta piacendo, ma non ci vedo neanche questa disgrazia assoluta che tutti mi avete dipinto. Cioè, se per voi questo è l'antologia del trash musicale, ragazzi, siete dei pivelli. Vi ricordo che io vi ho proposto cose tipo la cover indiana di Video Kill the Radio Star. Oh, porca la puttana. Ma il punto è che questa canzone di Povia, anche per il mondo calcistico, non rappresenta assolutamente il punto più basso possibile. Non ci credete? Volete approfondire l'argomento? Se volete approfondire l'argomento sulle peggiori canzoni riguardanti il mondo del calcio, arriviamo a 25.000 like su questo video. A questo punto un piccolo commento tecnico strettamente musicale, poi proseguo con la reaction. Non perché sia necessario per il video, ma perché devo arrivare agli 8 minuti per tentare la monetizzazione. A me la canzone non piace intanto perché, non essendo un tifoso, la canzone non mi coinvolge. Ma al di là di questo, a titolo puramente personale, sta cosa che gli inni debbano sempre essere motivanti con questa progressione armonica over happy e sognante non mi fa effetto motivazionale, mi fa l'effetto di sentire i tuoi amici che ti cantano tanti auguri a te, con te che rimani impalato col sorriso forzato sperando che questo momento imbarazzante termini il prima possibile. Cioè, se io fossi uno che va allo stadio, mi aspetterei un qualcosa di cazzuto che ti esalti, che poi alla fine è quello che succede molto spesso nel football americano. A me invece questa roba fa diametralmente l'effetto opposto. Però vabbè, questo è un problema mio. La musica motivazionale è una cosa comune a tantissimi inni che poi in realtà sono universalmente apprezzati e che poi sono anche passati alla storia. Quindi armonicamente, secondo me, il brano di Povia non è affatto fuori luogo. Anzi, certo, il ritornello da villaggio turistico non aiuta. L'arrangiamento mi sembra un po' confuso, tanto più l'assemblamento dei cori da stadio messi così non mi pare riuscitissimo, ma in realtà, più che la canzone di per sé, a me perplimono due cose in particolare di questo progetto. Il primo è il video. Con questo green screen perenne, con l'ombra visibile dietro e quegli effetti orrendi di luce che altro non sono che dei royalty free di YouTube di Spotlight che stanno mimando appunto delle luci, siamo quasi ai livelli di Darky. Se ci fosse qualcuno che avesse voglia di estrapolare tutte queste clip, avremmo delle basi meme per tipo 10 anni. Ragazzi, cioè... E tra l'altro mi frulla in testa una cosa dall'inizio del video, ma solo adesso ho realizzato. Giuseppe Povia è il Tommy Wiseau italiano. A volte le sinergie. La seconda cosa che mi perplime è come è stata gestita questa operazione. Da quello che ho capito, in tanti hanno votato perché questo inno di Povia potesse diventare quello ufficiale dell'Inter su calciomercato.com, che non ho idea di quanto sia importante, affidabile. Questa è una cosa che lascio giudicare a chi di calcio ne capisce. E parallelamente ci sono anche state tante critiche. Quindi diciamo che ne abbiamo un tot a favore e un tot contro. In che percentuale? Non lo sapremo mai, perché Povia sul suo video ha disabilitato i commenti e persino i like. E dalla descrizione leggiamo: i commenti sono chiusi perché reputo il tifoso medio web un ritardato sociale che non si rende conto che quando allo stadio intonerà Inter, Inter, Inter oppure tutto lo stadio starà cantando la canzone e penserà a Povia. Ma che cazzo di logica è? Allora io scrivo una canzone intitolata Pasta al sugo, pasta al sugo, pasta al sugo, così quando qualcuno in una qualsiasi cucina chiede: ehi amore, la vuoi la pasta al sugo? Tecnicamente starà citando la mia canzone. Anzi, quasi quasi chiedo pure il copyright e la rendicontazione SIAE per questo. Ma dai, ma che cazzo mi rappresenta? Infine, una piccola considerazione semiseria. Povia non è un influencer. È un artista che può piacere o meno, ma ha a che fare col mondo di internet in maniera relativa. Se fai questo di mestiere, si dà per scontato avere a che fare
con l'hating, che non significa le critiche, questo è completamente un altro discorso. Mi riferisco a tutti gli hater che ti danno contro a prescindere da tutto quello che fai, che ti insultano, che ti minacciano a caso, in sostanza che ti stanno sempre addosso, sempre, non ti lasciano tregua. Per fare questo di mestiere devi farti gli anticorpi a tutta questa per non farti sommergere. Quindi detto questo, io non condanno chi disabilita i commenti perché non vuole dover sopportare tutto questo. Però parallelamente penso anche che disabilitare i like significhi soltanto non accettare le critiche potenzialmente costruttive. Ed è assurdo tanto per un influencer quanto per un artista. Mi sono completamente dimenticato di girare il finale, che devo dire giusto un paio di cose. Lo giro velocemente così col telefono. Il fatto che la qualità video sia più scarsa. Questa me l'ha sbattuto un c***o. Sto lavorando a due progetti che mi stanno portando via un sacco di tempo e quindi salterò qualche lunedì, ma non vi preoccupate, comunque non è che sparisco dalla circolazione, semplicemente pubblicherò leggermente meno frequentemente. Ci vedremo comunque sempre lunedì, quando sarà alle 14. Grandi.